Occhio che sta arrivando. Ma tanto io non cado. Prima o poi cadi, fidati. Io sto a sinistra e non mi becca. Io, Jessica, prendo te Ivano come mio. Ma che te sei leggia la mia? Una botta di tensione, scusatemi. È proprio de goccio. Ieri la sapeva. Io, Ivano, prendo te, Jessica, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della vita mia. Stati. Io, Jessica, prendo te, Ivano, come mio sposo e prometto di esserti felice sempre nella... Fedele! Fedele, fedele. Fedele, oh, già ci provo! Dai, mi sono sbagliata. Ti sei sbagliato pure te. Ma che ti sei ingrassato il dito? Pos. Muccarza. Vai. Ivano, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Spigni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Parti, Ivano! Vi ho convocato qua perché vi avevo detto che vi avrei mostrato le immagini in esclusiva del raid nel covo di Bin Laden da parte delle truppe speciali italiane. Ma per uno spiacevole disguido abbiamo mandato in onda il filmato sbagliato. Oggi finalmente vi mostreremo le immagini giuste. Non le ho ancora viste, ma mi fido ciecamente della professionalità dei nostri valorosi uomini. Uno, due, libero, 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 libero. Forza. Uno, due, tre, vai, libero. È lì, è lì. Vai, vai. Osama Bin Laden? No, Lukashenko. Ancora! Ma chi cazzo è sto Lukashenko? Pronto? Ciao Silvio, come stai? Oh, il mio amico Lukashenko! Come stai? Bene, cara show Silvio! Sei sempre al 94% di gradimento, eh? Che popolo è il tuo! Mica come gli italiani che mi fanno faticare. Io voglio essere un tipo duro. Dai, che comunque ti vengo a trovare. No. Senti, Silvio, ti avrei telefonato per un motivo. Dimmi. Ma che cazzo è la russa? Presidente, sta per arrivare la signora Hillary Clinton. La prego, non faccia come al solito. Le ricordo che è il segretario di Stato americano. Avvocato Ghedini, conosco perfettamente la signora Clinton e anche il marito. E, detto tra noi, mi sarebbe piaciuto conoscere la sua amica Monica. Non si preoccupi, cosa crede? So perfettamente come ci si comporta con certe personalità. Hillary, tesoro! Ma lo sai che dal vivo sei più gnocca? Mica come la Merkel, che non si può vedere manco in fotografia. Presidente, si contenga. Le ricordo che la signora Clinton è il segretario di Stato. Ah, certo, la segretaria. Cia cia cia. Della segretaria. Cia cia cia. Della segretaria. Nice to meet you, Mr. President. La mano, la mano. E dia la mano. Ma certo che gliela do. Oh my God. Però, tutta roba naturale. Presidente, lei ha un problema. The president has a problem. Oh my God. Allora, Carla, sei incinta, sì o no? Sì. Ma sei sicura? Ma certo, ho le nausee. Ogni volta che ti vedo nudo, vomito. Beh, questo vuol dire che sei incinta. Ma ho anche le voglie. Allora sì, cosa vuoi? Fragole? Champagne? No, ho voglia di San Remo. Lo voglio condurre. Ma non so se ci riesco, lo devo chiedere a Silvio. Magari condurre no, ma cantare sì. Soddisfa questa mia voglia. Vuoi che nostro figlio nasca con una voglia di baudo sulla chiappa destra? Questo sì. Questo no. Sì, pronto, chi è? Presidente, sono Hillary Clinton, la prego, mi aiuti! Ma
Ma oggi non doveva incontrarsi con Berlusconi? È per questo che devo aiutarmi! Berlusconi is crazy! Sta cercando in tutti i modi di sedermi! Ma che cos'è questa musica assordante? Berlusconi mi ha portato nella sua villa e vuole che balli al palo della lap dance! Hillary, vieni a cambiarti! Ti ho fatto fare un costume da poliziotta su misura! Presidente, la prego! Faccia qualcosa subito! Help me! Codice rosso! Don't worry, Hillary! Resisti! Ti mando immediatamente 79 uomini con gli elicotteri, i miei Navy SEAL! Woo! Sono Jack Green! Thank you! Arrivano i nostri! In fondo al mar, in fondo al mar, ehi là, che gran pezzo di triglia! Questa cosa di chi ha il culo più bello è una cosa scandalosa, vergognosa. Questo centrodestra fa schifo. Ma che si valutano le donne solo dall'apparenza fisica? Vergogna! Facciamo vedere a tutti quanto siamo diversi. Il PD non è sessista, il PD è oltre. Per questo faremo il calendario con tutti i lati B dei nostri deputati maschi. Giusto! Bravo! Oh, è oltremodo imbarazzante. Ho saputo che un collega genio ha formato un gran giurì per dar voti al nostro lato B. Non capisco questo sdegno, anzi io farò così. Monterò un push-up al mio lato B. Così mi alzo la chiappa. Lato B, lato B, lato B, lato B. È un po' raso terra il mio lato B. E quando Panorama presto uscirà un venerdì, sarà al primo posto il mio lato B. Perché nel PDL sono serie queste cose qui e trionfa la fiducia al lato B. Lato B, lato B, lato B, lato B. Guarda qua che chiappa il mio lato B.